Ciao, benvenuti a questo video in cui andremo a contestualizzare e vedere quelle che sono le energie dominanti per la luna nuova in bilancia del 16 di ottobre e andremo a anticipare anche quelle che sono le energie della luna del 31 ottobre, una luna piena in toro, definita luna blu in quanto è la seconda luna piena nello stesso mese. Questo mese, il 1 ottobre, si è aperto con la luna piena in Ariete e si chiude intorno a Charmaine per i Celti, Halloween, per così definita nel mondo occidentale questa festa di passaggio, di transizione fra due mondi. Si chiude appunto il mese di ottobre, il 31. E con una luna piena in toro, quindi apriamo il mese, aperto il mese con la luna piena in Ariete, si chiude con la luna piena in toro e al centro questa luna nuova in bilancia. E quindi una luna di raccordo estremamente potente tra due case astrologiche estremamente potenti, ovvero le prime due case, i fondamenti, l'alfabeto, l'alfabet della ruota zodiacale, la casa dell'Ariete, io sono, è il suo motto, e quindi l'affermazione dell'essere, ma nel lato luce, non in senso egoico, un'affermazione di presenza a se stessi e di potere personale. Il fuoco dell'ispirazione divina, il soffio vitale, l'Aleph, e la casa del toro, io ho, e quindi i nostri possedimenti, il nostro regno, il nostro senso di stabilità, di sicurezza. E quindi questi due verbi, essere e avere, che diventano gli ausiliari nel contesto di una piantagione di semi in bilancia, segno di equità, ovviamente, di giustizia, di correttezza, di equilibrio. Casa del Toro, che è elemento in questo contesto femminile e maschile allo stesso tempo, il toro come emblema di forza e anche di sottomissione in alcuni casi a quelle che sono le leggi della vita, basti pensare al simbolo del giogo e alla volontà divina, e dall'altra l'elemento bovino come dea. Hathor, basti pensare alla carta dei tarocchi della ruota delle direzioni in cui compaiono le parole Tora, Rota, Tora, Tarot e Hathor, e possiamo anche avere un'idea di quello che è ulteriormente il messaggio di cambiamento epocale in cui, che stiamo attraversando. E quindi l'elemento, la parte, l'aspetto femminile della casa del toro, che è un sistema di sicurezza, di protezione e di stabilità, ma anche di prosperità e di abbondanza, così come in molte culture indoeuropee la vacca, la mucca è un animale sacro, un animale che ha a che fare con la grande madre e anche con la madre terra e anche col pianeta. E quindi mi ritorna in mente la lettura fatta rispetto alla luna piena in Ariete, in cui il re e la regina di denari escono con lo ierofante al centro a sigillare questa unione perfetta nel regno, nel piano materiale,
ovvero nella discesa delle energie dall'alto, la sublimazione e la perfezione di queste energie anche nel basso. Il contesto planetario rispetto alla luna nuova in bilancia, ripeto il 16 ottobre, naturalmente vede due grandi schieramenti sostanzialmente in campo. Il primo è quello già consolidato dei pianeti in Capricorno, Saturno, Plutone e Giove, quadrati dai pianeti in Ariete, Marte e Eris, che ci portano un equilibrio delicato fra limitazioni, restrizioni, regole, responsabilità. Naturalmente anche questo va a coinvolgere quello che è il discorso dei governi, delle istituzioni. Quindi anche il cambiamento che poi avviene in merito a elezioni e cambi di coloro che detengono il potere, cambiamento anche quindi alla detenzione del potere, questi elementi che vanno a tra virgolette, contrapporsi a un istinto e a un bisogno di liberazione e di libertà. Nel contesto della luna nuova in bilancia, naturalmente quello che viene richiesto da un punto di vista energetico è trovare un equilibrio in quelle che possono essere delle forze e delle spinte contrastanti, trovare questo ago della bilancia stessa nel proprio sé superiore, comunque nel piano divino superiore che muove il passaggio. L'altro grande aspetto in questo contesto della metà di ottobre è l'opposizione tra Mercurio e Urano. Mercurio che fino al 28 di ottobre è retrogrado nel segno dello Scorpione, che è dal 13 di ottobre, è retrogrado in questo segno fino al 28 di ottobre, ed Urano. E questa opposizione spesso porta delle notizie, un tipo di informazioni, quindi trasmette delle informazioni, ci permette di riceverle, che spesso sono scioccanti, oppure sorprendenti, inaspettate, improvvise, cambiamenti anche repentini. E se utilizziamo l'energia di Mercurio per scavare di Mercurio nello Scorpione, per scavare profondamente in noi stessi, per riallacciare un rapporto sano ed equilibrato con la nostra intuizione, per portare alla luce quelle che sono le nostre ombre o gli aspetti sommersi nel nostro subconscio, nel nostro inconscio e che si rivelano nelle circostanze quotidiane della nostra vita e nelle realtà che viviamo e che potrebbero in qualche modo evidenziare una necessità di riequilibrio, di bilanciamento, ecco che questa energia diventa estremamente utile anche perché l'effetto di Urano è proprio quello di portare il risveglio, di portare anche a rivelazioni che possono anche scioccarci in qualche modo, avere questi momenti di illuminazione. E c'è un vorticoso, diciamo un vorticoso movimento delle rivelazioni stesse, anche collegate al centro galattico e a quelli che sono gli elementi cosmici e quindi anche a livello di campi elettromagnetici. In questo momento sono estremamente amplificati, si potenziano sempre di più, sempre di più. La luna nuova, che è una super luna,
ovvero è estremamente vicina alla Terra, avviene a pochissimi gradi dentro il segno della bilancia, quindi è ancora non solo in quanto superluna estremamente forte, ma è ancora più forte nelle caratteristiche del segno della bilancia, ancora più forte per la sua presenza nei gradi in cui il segno è più potente da un punto di vista simbolico, da un punto di vista archetipico. 33 gradi, 53, 33 gradi, 53 minuti in cui piantare i semi e definire le intenzioni per noi stessi, ma affinché questo tipo di manifestazione di co-creazione sia effettiva e più effettiva, proiettarle a un punto di vista di benessere collettivo, quindi in qualche modo bilanciare le due case, l'Ariete e il Toro, attraverso l'energia della bilancia, quindi naturalmente allinearsi con quelli che sono i paradigmi nei quali ci stiamo, dai quali ci stiamo avvicinando, che sono quelli sostanzialmente nel sottotraccia delle caratteristiche del segno dell'acquario, paradigmi che sono nuovi, per cui dei quali non andiamo a definire preventivamente la struttura e lo schema, perché non vogliamo andare a ricadere nel vecchio sistema di preconcettualizzare o di pregiudicare, ma sicuramente saranno orientati da un punto di vista energetico a quelle che sono le caratteristiche dell'undicesima casa, quella dell'acquario, ovvero un prospetto collettivo, globale di elevazione, quindi anche un utilizzo della tecnologia e di quelli che sono i sistemi di informazione, i sistemi informatici anche per l'elevazione collettiva, e quindi un uscire da un sistema prettamente individualista o anche negli estremi ombra egoista, per avviarci verso un sistema più aperto, più altruista. Faccio fatica a parlare oggi perché, raccogliendo i semi della luna piena in Vergine, ovvero fra tutti i vari semi che si raccolgono nella luna piena successiva, quello che era piantato, che è stato un po' trascurato, nel mio caso un dente purtroppo, si è raccolto ovviamente puntualmente nella energia della luna piena in Ariete, quindi anche con non poca infiammazione, ma spero di essere più comprensibile e chiara possibile. Quindi, tornando alla nostra superluna in bilancia, essendo una superluna, appunto, ha anche una spinta gravitazionale molto forte sul pianeta stesso, e Marte, come si era detto già in precedenza per la luna piena in Ariete, sarà nel punto più vicino alla Terra e non si trova in questo punto da 15 anni, quindi il discorso dell'infuocarsi facilmente, del buttare benzina sul fuoco e dell'infiammarsi in maniera, diciamo, non sana, deve essere in qualche modo arginato, considerato e valutato, ovvero potremmo cadere in questo tipo di trappola, per cui occhio. Plutone in questo contesto si trova a metà tra Giove e Saturno, quindi diventa lui, così come la luna nuova in bilancia si trova a metà tra queste due lune piene, di cui la seconda appunto una luna blu, di cui parleremo più specificatamente, presumo in un video a parte, ma della quale già posso dire che la luna blu, essendo anche un evento raro da un punto di vista astrologico e astronomico, ha in sé un potere intrinseco di guarigione estremamente forte, di guarigione emozionale, di guarigione di quelle che sono in questo caso anche le caratteristiche della casa del Toro rispetto alla stabilità della nostra vita, rispetto alle sicurezze, al nostro senso di
impegno, alla nostra affidabilità, ma prima di tutto in un dialogo, in una conversazione interiore. E parallelamente su questa altra bilancia, no? Se volessimo prendere le due lune piene sui piatti e la luna nuova come ago, in questa bilancia ideale, nella bilancia parallela abbiamo Giove e Saturno sui piatti con Plutone come ago. E questa diciamo posizione di Plutone nel mezzo amplifica quello che è l'archetipo, diciamo il suo simbolismo dal punto di vista di decostruttore, e anche nel contesto della morte e della rinascita, e anche nei contesti karmici legati a Saturno, e nei concetti espansivi legati a Giove. E quindi questa decostruzione del vecchio ordine potrà portarci a delle situazioni che in qualche modo, circostanze che vanno a mettere alla prova la nostra consapevolezza, nel senso portano alla nostra attenzione degli aspetti che appartengono al vecchio ordine che vanno rivisti, che vanno decostruiti per essere costruiti nuovamente in un sistema architettonico più funzionale a quella che è l'energia presente. Il quadrato, tra l'altro, c'è da dire che il quadrato tra i pianeti in Capricorno e Marte ed Eris che ha questa sua, diciamo, peculiarità come dire, accentuare il nostro magari non sentirci ascoltati o sentirci trascurati, non sentirci trattati equamente. Quindi va ad accentuare questi aspetti di ingiustizia o di non poter in qualche modo partecipare o condividere quelli che sono dei benefici in un contesto sociale. Ecco, questo tipo di aspetti vengono in qualche modo, potrebbero essere innescati. Quindi nel momento in cui potremmo sentire determinati tipi di frustrazione, considerarli nell'ottica di un riequilibrio, quindi utilizzare l'energia della luna nuova in bilancia per riportare, riportare alle giuste proporzioni questo tipo di sentimenti. Naturalmente Eris, che è un pianeta, diciamo, è la parte femminile di Marte, quindi sicuramente un pianeta aggressivo, battagliero, ma in una forma quasi più capricciosa, più quasi del bambino che fa la vittima, che fa i capricci, che si incaponisce, in qualche modo batte i pugni per essere ascoltato. Anche il nostro, diciamo, anche tendenze nostre compulsive legate a un bambino interiore che ha bisogno di essere ascoltato e che batte i pugni nel nostro stomaco perché noi lo ascoltiamo, e quindi tendenze compulsive che possono andare dall'alimentazione a tutto il resto. In qualche modo sono soggette a essere portate alla nostra attenzione. Quindi, momenti in cui ci possono essere delle intensificazioni emotive di determinati aspetti, non andiamo in panico, ma appunto riportiamoli nelle proporzioni di quelli che sono degli aspetti che vengono portati all'attenzione per poter essere equilibrati. E quindi dicevamo che il quadrato tra questi pianeti in Capricorno, Marte ed Eris, non è semplicemente Marte ed Eris in Ariete, non è semplicemente in cui, scusatemi, c'è appena stata appunto una luna piena, quindi che sono stati illuminati, sono ancora nel pieno della luce di questa luna, e quindi del portare anche alla luce quello che appartiene alla nostra ombra.
non è un quadrato qualsiasi, ma è un quadrato a T, perché il Sole e la Luna sono in bilancia. Quindi in questo quadrato a T, da un punto di vista simbolicamente, puramente grafico, andiamo a collegarci anche alla lettera Tau, una lettera che è un sigillo ed è una croce come nella sua accezione più alta, ovvero come perfetto matrimonio tra cielo e terra. I bracci della croce rappresentano uno l'orizzontale, la terra, il verticale, il cielo, e nel loro incrociarsi a livello del campo elettromagnetico cardiaco realizzano quella che è la Sefira detta Tiferet, Sefira chiamata Tiferet, detta della bellezza, che è la nostra capacità di convogliare gli elementi della sapienza e dell'intelligenza divine, della forza e dell'amore incondizionale in un unico vaso, in un'unica essenza. Questo quadrato a T, quindi la lettera Tau, lettera collegata anche al compimento della creazione e alla liberazione del soffio vitale e quindi a una rinnovarsi del principio vitale anche in noi stessi, va ad accrescere quello che è il nostro senso di correttezza, di giustizia, di equità. Questi motivi, sia da un punto di vista individuale che da un punto di vista sociale e collettivo, vengono portati quasi ad estremizzazione per poter essere poi riportati alle misure corrette per il giusto funzionamento della macchina umana come corpo collettivo, come mente collettiva e come anima collettiva, come cuore collettivo. Urano è il risveglio e la libertà, la sorpresa e le rivelazioni scioccanti, la spada della verità, quindi anche una spada ha naturalmente anche un aspetto tagliente, che va a tagliare le illusioni, che va a tagliare la confusione, che in qualche modo può colpire alcuni aspetti nel momento in cui avevamo creduto qualcosa che non rispondeva alla verità. Quindi sicuramente una spada che può anche, diciamo la parola, ferire in certi contesti. E naturalmente questo potere uraniano con il quadrato a T, ecco che anche ci riporta questa Tau, questa forma della T anche all'elsa della spada, ecco che questo quadrato diventa per Urano, una parte costitutiva della rivelazione della verità e della spada stessa, accresciuta dall'opposizione di Mercurio in Scorpione. Quindi già la capacità rivelatrice di Mercurio in sé come Hermes, come messaggero degli dèi, come tipo di informazione anche ermetica nel senso più stretto del termine, quindi non propriamente letterale in quanto criptica, ma ermetica nel senso di messaggi che arrivano direttamente dal divino, che possono arrivare attraverso i nostri sogni, che possono arrivare anche da sincronicità, da le più disparate
potremmo trovarci a guardare un film e in quel momento realizzare un qualcosa che appartiene alla nostra vita e al quale magari non avevamo mai pensato e potremmo dirci: ma come ho potuto non accorgermi prima di una cosa? Ci potrebbero essere, ecco, appunto, delle esche che vengono lanciate dal divino affinché noi le raccogliamo e ci lasciamo pescare, per usare la simbologia ittica del cristianesimo primitivo. E quindi qualsiasi cosa Mercurio stia scavando inconsciamente o consciamente nelle profondità del segno dello scorpione, e quindi nella pancia di questa balena, anche se volete, per andare a ritrovare, a riallacciarsi a questo Aleph e a questo soffio vitale, da un punto di vista individuale e collettivo, verrà nel contesto uraniano e con il quadrato a T, potenziato al massimo delle sue, al massimo della sua, potenzialità, appunto. Verrà quindi, passatemi le difficoltà oggi che ho nel parlare proprio. In ogni caso sarà potente e effettivo, quindi non solo in potenza, ma anche in effetto. Il 27 di ottobre Urano anche sarà nel punto più vicino alla Terra, quindi queste caratteristiche saranno enfatizzate enormemente. E il tutto naturalmente è sulla direzione del prossimo 21 di dicembre, naturalmente, solstizio d'inverno importantissimo, perché sancirà, diciamo, l'apertura del cancello epocale. Non solo nei solstizi abbiamo l'assottigliarsi del velo tra le dimensioni, ma anche magneticamente, anche da un punto di vista di fisica. E ci è più facile penetrare negli altri reami, qualcosa simile a quello che avviene il 31 di ottobre con Halloween. Il 21 dicembre ci sarà una gigantesca ondata di energia luminosa, anche cosmologicamente parlando, perché il nostro sistema solare sta sparandosi fuori a livello di forza centripeta dalla protezione della nuvola magnetica in cui siamo stati praticamente per tutta la nostra vita, e penso di poter parlare di generazioni, quindi non solo la nostra vita, la mia, di quella di chi sta ascoltando, ma anche di diverse generazioni dei nostri antenati. Quindi ci sarà un upgrade, un aggiornamento del nostro DNA e dei nostri corpi di luce. E il suggerimento è quello di chiedere espressamente più luce nei nostri corpi, quindi che la potenza luminosa venga portata al massimo della nostra tollerabilità, della nostra tolleranza dal piano divino. Chiedere perché il libero arbitrio e perché la consapevolezza, che è ruolo e punto chiave centrale del nuovo paradigma, in questa ottica, pretende che ci sia la richiesta. Quindi anche questo, per quanto riguarda quanto si sta dicendo rispetto alla ondata di luce, quindi all'upgrade del nostro codice genetico e del nostro sistema luminoso, della nostra aura, del nostro corpo eterico e del nostro corpo astrale, dei nostri campi elettromagnetici tutti, ma anche chiedere, quindi portare le nostre richieste al divino in maniera sistematica in questo momento, richieste possibilmente che abbiano, diciamo, la creatività di sganciarsi dal proprio
interesse individuale, ovvero che per ottenere qualcosa per noi, che non è un'applicazione, l'applicazione di un trucchetto con il divino, il che sarebbe ben poco rispettoso ovviamente, ma è la consapevolezza che quello che si chiede a livello collettivo e per il bene globale viene a portare la benedizione a noi stessi per primi e che quindi c'è una reciprocità e deve esserci una compartecipazione tra l'uno e i molti. Quindi tra l'uno e il molteplice, e qui ritorniamo all'Aleph e alla sua simbologia, ma anche e quindi tra l'individuo e la collettività. E come c'è sinergia e reciprocità tra tutti gli estremi. Quindi agire come in una proiezione di umanità con la U maiuscola. Perché questa onda di luce andrà ad iniziare un altro ciclo di 200 anni, perché Giove e Saturno passano 200 anni in ogni elemento e adesso, negli ultimi 200 anni, erano nell'elemento terra, quindi un elemento denso, un elemento orientato al materialismo, all'individualismo, al possedere, alla permanenza, al consumismo, al senso di alle cose più terrene, diciamo, molto possessivo, molto orientato a questo è mio e questo è tuo. Saturno e Urano in Capricorno e Urano in Toro andranno e con l'opera decostruttiva di Plutone, naturalmente potenziata dalla spinta espansiva di Giove, andranno a decostruire questo tipo di forma mentis. Per cui si chiede di fluire, si chiede di mettersi in questo tipo di ottica perché potrebbe essere un passaggio fin troppo difficoltoso nel momento in cui si applica resistenza da un punto di vista egoico e quindi non giocherebbe, sicuramente non ci porterebbe frutto, non ci porterebbe beneficio. E quindi ora un nuovo ciclo di 200 anni in un segno di Giove e Saturno, in un segno di aria e non un segno qualsiasi, ma il segno dell'acquario. Quindi siamo prossimi al coronamento di quello che può essere uno dei traguardi da un punto di vista energetico e di espressione del potenziale divino dell'essere umano come e della sua componente divina e dell'essere umano come figlio di Dio, e questo lo dico sia in senso gnostico che in senso religioso, ovvero senza volerlo necessariamente collocare in un schema di definizione, ma come parte del divino e come divino stesso, egli stesso. E quindi è importante essere pronti con la propria tavola, al crescere di quest'onda che sta già montando, a coglierla, perché sta già caricando, sta già montando, e di mantenerci focalizzati nell'elevare la nostra frequenza per non ricreare i vecchi schemi che a quel punto diventerebbero invivibili, ci porterebbero a essere in qualche modo piuttosto che ad entrare nel giusto vortice, ci porterebbero a schizzare in una tangente che in qualche modo alienerebbe il nostro potenziale, le nostre capacità, la nostra umanità. Un grande cambio in frequenza che richiede una scelta cosciente di focalizzazione del positivo.
quindi sovrascrivendo il negativo, in qualche modo attivamente partecipando alla riproporzionare le nostre polarità e quindi andare a ridimensionare la parte di noi che è possessiva, la parte di noi che è egoista, la parte di noi che è eccessivamente focalizzata su se stessa in un senso non benefico, perché l'amore per se stessi è diverso dall'ego. L'amore per se stessi è quello che nasce nel momento in cui si riconosce il divino in noi stessi e quindi è un amare Dio. Ed è tutt'altro che amare l'io come piccola entità limitata che si illude di superpotenza. C'è un elemento di umiltà in tutto questo che va coltivato nell'amare se stessi, nell'amare Dio dentro di noi. Perché sì, noi siamo dei, ma nell'umiltà del riconoscimento della nostra natura divina, perché le nostre limitazioni non divine sono molte. E quindi raccogliere quest'onda perché ci porterà direttamente sull'altro lato sull'altro lato come dire, di questo vuoto di frequenza che dobbiamo andare a colmare. Quindi immaginando che questa onda sia un ponte, un arco, un'arca di alleanza con Dio che si ricostituisce in qualche modo, un arcobaleno, se volete andare a cercare anche il discorso dell'antacarana induista da un punto di vista di connessioni, ecco che questa onda viene a fare ponte, ci permette di superare quel momento di precipizio, quel momento di vuoto in frequenza nel passaggio da una dimensione all'altra, anche da un punto di vista appunto luminoso ed elettromagnetico. E quindi quel salto quantico sostanzialmente che andiamo a fare, che è però un salto di fede, perché non c'è salto quantico senza il salto di fede, che è il coraggio di abbandonare le proprie paure, gli attaccamenti del proprio ego, derivati da tutto quello che può essere un contesto più o meno cosciente di insicurezze, di frustrazione del potere personale, quindi un umilmente rimettersi alla rettificazione divina per fare questo salto in avanti, in frequenza, in alto, come il folle. Da un punto di vista dei tarocchi, che non a caso viene collegato alla carta dell'Aleph dai tarocchi inglesi. Un'altra cosa che è interessante notare, da un punto di vista di frequenze numeriche, che la luna piena in Ariete era un giorno di frequenza 6. Quindi un giorno di frequenza 6 che ci parla di congiunzione, di equilibrio tra lo spirituale e il materiale. Nel contesto della casa dell'Ariete, nel contesto del io sono. Il 16 di ottobre è un giorno di frequenza 12, quindi da un punto di vista, cioè di frequenza 12, quindi da un punto di vista di ruota zodiacale, un accompletamento energetico simbolicamente della ruota stessa. Da un punto di vista di frequenza unitaria è un numero 3, emblema il triangolo dell'equilibrio per eccellenza e naturalmente la costellazione della Bilancia, che metterò come copertina di questo video, è un triangolo basato su un ago che ha gli altri due estremi, i due piatti.
Quindi anche archetipicamente, anche graficamente, anche nel linguaggio della luce che parla il nostro inconscio attraverso i numeri, tra gli altri vari tipi di comunicazione che si usano, questo della forma geometrica del triangolo in una luna nuova in bilancia è sicuramente non casuale, come nulla è casuale, ma viene portato alla nostra attenzione anche da un punto di vista di visualizzazione. Ricordiamo che la carta della temperanza ha il triangolo sul petto. Ricordiamo che il nodo nord è in Sagittario e il nodo sud in Gemelli. Per quanto riguarda la Luna, invece, scusatemi, la Luna piena in Toro del 31 di ottobre, siamo ad un giorno di frequenza 9, quindi una trasformazione, trasmutazione simbolica di quella che sarà la trasmutazione epocale che andremo a vedere il 21 di dicembre col passaggio di Giove e Saturno, da un segno di terra a un segno d'aria, da una densità estremamente compatta materiale a un elemento di leggerezza, di evanescenza, di etericità. 9 con tutti i significati e con tutti, diciamo, tutte le varie sue accezioni rispetto alla spiritualità, ma andiamo a portare queste frequenze da un punto di vista letterale, abbiamo la lettera Vav sulla luna piena in Ariete, che è appunto l'elemento di congiunzione, la lettera Gimel nella luna nuova in bilancia, che è questa capacità del passare nella porta stretta e che è anche questa capacità di farsi veicolo di energie superiori e anche la capacità di fare affidamento sulle proprie risorse interiori. E il numero 9, che è l'energia serpentina della Kundalini nella lettera Tet, che viene trasformata, è il bastone di Mosè, che si è già citato ampiamente in molti video quest'anno, che viene riportato alla nostra attenzione, e viene riportato alla nostra attenzione anche come controparte ideale, complementare della luna del 1° di ottobre, e una luna piena il 1° di ottobre e il 31 di ottobre. È perfettamente circolare il sistema che ruota intorno alla forza come arcano, scusatemi, alla forza come arcano nella casa dell'acquario e all'appeso nella luna nuova in bilancia, in quanto abbiamo detto che la sua frequenza è un numero 12. E quindi nei piatti questa idea della sospensione, ecco che l'appeso del polo bianco e del polo nero, ovvero due appesi che si specchiano, che vengono illuminati e riequilibrati dal lago uraniano, acquariano, divino anche per chi vuole riportarla in quel contesto, in questo contesto. L'appeso, se avete presente la carta, ha in questo suo capovolgimento della prospettiva raggiunge l'illuminazione, ed è questo sostanzialmente quello che ci viene chiesto in questo passaggio.
Ora mi ero proposta di vedere le letture, le carte, diciamo, anche in questo stesso video, ma credo a questo punto che realizzerò un video separato perché altrimenti è troppo lungo e non riesco a fare l'upload con i mezzi attuali. Per cui io spero che vi sia utile quanto detto e vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento e un buon inizio di settimana. Naturalmente vi ringrazio per l'ascolto, per la visione, per la pazienza e alla prossima, al prossimo video.